condivido la relazione di Stefano. Mi sembra che sia stata una relazione attenta anche alle dinamiche non solo politiche ma anche economiche e sociali. E guardate, oggi ero, mi sentivo in una situazione anche strana perché ho condiviso tutto anche l'intervento di Franceschini, che non è una cosa usuale per me, e quindi sono rimasto molto contento, perché vedete, noi corriamo da un rischio più grande degli altri, quello di immaginare la situazione attuale come una continuità normale del passato. Cioè rischiamo di essere in un altro mondo. Io sono assolutamente convinto che oggi il mondo sia cambiato e che il partito, prima a tutti i livelli, e prima lo aiutiamo, lo dico dal gruppo dirigente, ad avere la percezione concreta di che forza ha avuto questo cambiamento, che nemmeno forse noi ci aspettavamo. Insomma, abbiamo fatto dei dibattiti fino a poco tempo fa immaginando l'immutabilità dello scenario, siamo arrivati ad una situazione davvero nuova. E guardate, questo mutamento è già un mutamento culturale, è un mutamento della moda. Io non so se sentite di cosa parlano i TG, di cosa parlano i giornali dal punto di vista politico sul tema delle competenze, sul tema della serietà. Cioè sono cambiati i paradigmi di questo paese, no? La compostezza come elemento valoriale, cioè delle cose che fino a ieri, devo dire quasi, che dal senso della caduta di regime anche il pezzo dei mutamenti opportunistici. Si sentono dei TG che fino a ieri dicevano cose assolutamente opposte, che sentendo che cambia l'aria ci spiegano che il mondo è cambiato e che Monti è bravissimo e che è giusto così. E quindi lo dico perché abbiamo la percezione che questo produrrà un mutamento e un movimento anche elettorale, anche di chi ha votato di là. Perché questo mette in moto, io sono convinto di quello che ha detto Stefano, Berlusconi non è morto, forse l'unico, ecco, cambiando tutto, l'unico che non è cambiato è lui, che parla, usa gli slogan del 94 con il pericolo comunista, eccetera, perché cambia anche per noi, e voglio solo dire questo nell'intervento, cambiano le modalità di far politica, perché il tema del nemico, oggi Diamanti ci provocava tutti, non solo noi, a dire che comunque c'è una maggioranza parlamentare che è fatta da, che mette assieme il PD e il PDL. Per fortuna abbiamo Berlusconi, che è così folle da lavorare coi distingue, quindi di lasciarci la libertà, però vuol dire che anche per noi la logica del nemico non è più semplicemente la logica di quello che ha rovinato l'Italia, cioè la responsabilità ce l'abbiamo in carico. E lo dico all'amico di Ferrara che è intervenuto prima, penso di Ferrara. Vabbè. Quello che ha citato Cona, eccetera, no? Vabbè. Chiariamo bene. No, che la sfida maggiore che abbiamo di fronte, sarà uno di Riccione che passa tutti i giorni da Cona, non so che giro faccia, ma insomma è questo. Allora, era solo per dire che, guardate, le sfide cambiano. Perché se c'è un'altra caratteristica, la prima è quello che è cambiato il mondo, ma la seconda è che abbiamo un'economia andata a puttana, no? Che non ci sono soldi per fare il più uno. E quindi, adesso non vedo l'amico, ma la programmazione, l'attenzione, io mi ricordo negli anni scorsi abbiamo chiuso il PTR, abbiamo fatto tutto quello che, poi giorno per giorno è giusto rimisurare le cose, no? Ma strategicamente, cioè abbiamo fatto i pezzi in regione che cambiano ogni 20 anni, non giorno per giorno, cioè dal policentrismo alla regione sistema, agli scenari grandi. Però il problema oggi per la politica nazionale nostra è capire, quando non ci sono i soldi, cosa si fa con pochi soldi, quali sono le priorità. Cioè il tema che ci viene dato l'affidamento degli italiani, dei cittadini oggi, è l'assunzione di responsabilità. Io, guardate, su questo ho un pezzettino aggiuntivo che non ho sentito oggi. Bersani, e ringrazio anche Franceschini perché lui era un candidato ed è stato assolutamente serio nel portare avanti assieme questa, quindi su questo non c'è dubbio, ma per me Bersani non ha avuto solo un ruolo importante perché ha rinunciato a una vittoria possibile anche sul piano personale straordinaria. Io penso che se non ci fosse stato Bersani non so se questo partito era in grado di approdare a questo governo insieme.
perché è stata la garanzia di un'autorità morale anche per una parte della sinistra di questo paese, di garantire che c'era un tentativo che poteva coniugare l'efficienza, la rimessa in moto della macchina, la ripresa dell'economia anche ad alcuni elementi di giustizia sociale. Penso che qualcun altro di noi non sarebbe stato capace di dare lo stesso tipo di garanzia. Allora, ho sentito suonare, è finita. Bravo. Chiudo per dire, cambia il paradigma del paese, le questioni per cui uno ti vota ti dà il consenso o meno, cambiano le situazioni, bisogna che anche noi siamo in moto, con la serietà che ci è contraddistinto, perché ad oggi si è dimostrato che c'era un partito che è stato capace di muoversi assieme. Io penso che i temi che dalla relazione di Stefano in poi sono stati sviluppati, persino quelli di contraddizione, i soliti Daikin, eccetera, cioè ci vuole un partito oggi che sia capace di fare sintesi politica, questo è assolutamente indispensabile. Cioè non possiamo fare l'allegra brigata, lo sbaraglio con un governo che sosteniamo, dove ognuno di noi per posizioni personali, per mantenere più che un confronto di idee, delle visibilità, ognuno interviene a caso. Cioè il problema di ambiti dove le decisioni in qualche modo, dove si è approfondito il confronto sui temi maggiori, ma poi si prende qualche decisione politica, sono indispensabili. Ecco, chiudo, mi sembra che ci dobbiamo costruire insieme, Stefano, gli strumenti nuovi. Cambia il gioco, cambia il campo, cambia il tipo di gioco, cambiano le difficoltà ad amministrare, a dare risposta ai cittadini, dobbiamo inserirci in questo scenario assolutamente diverso.